Ben ritrovati con l'informazione di TRM H24. In primo piano torniamo ad approfondire le tematiche legate alla situazione dell'ex Ilva. Nelle prossime ore si terrà un tavolo di confronto tra governo e sindacati. Intanto però gli autotrasportatori sono tornati a protestare. Le ripercussioni ci saranno non solo sullo stabilimento ma anche sull'indotto e sul futuro in generale del territorio. Confindustria Taranto è intervenuta sul tema. Salvare le imprese, hanno dichiarato, per evitare una bomba sociale. Sentiamo. Sostenere l'indotto subito, saldando gli arretrati e scongiurando dunque il rischio di una bomba sociale, e coinvolgere Confindustria Taranto come parte attiva nella nuova governance del siderurgico sono le due richieste avanzate dagli industriali tarantini al ministro Urso. La posizione di Confindustria riguardo il discorso dell'ex Ilva Acciaierie Italia è quella che ho manifestato la scorsa settimana al ministro Urso. Al primo posto il ristoro dello scaduto con delle fatture dell'indotto, delle aziende dell'indotto, perché questo deve evitare una bomba sociale sul territorio, perché ripetere un'esperienza tipo quella del 2015 naturalmente sarebbe devastante per il territorio, e questo è il primo obiettivo. Naturalmente poi vogliamo essere parte attiva in quello che può essere la nuova governance e quello che può essere soprattutto quello che noi diciamo da tanti anni, il nuovo piano industriale, proprio il vero piano industriale, con un cronoprogramma che possa naturalmente far sì che questo problema atavico sia della decarbonizzazione e sia naturalmente della continuità produttiva ce lo porteremo, noi ci auguriamo, nei prossimi anni alle spalle. L'altra richiesta è quella di un tavolo nazionale per tutelare imprese e lavoratori. Abbiamo avuto una call con tutti i colleghi delle altre territoriali di Genova e Alessandria. Naturalmente ormai lo stiamo attenzionando a livello nazionale, e quindi tra l'altro abbiamo chiesto un nuovo incontro con i vari ministri, sicuramente al primo posto il ministro Urso, come Confindustria Nazionale, dove naturalmente Taranto in questa vicenda è tra parentesi capofila, perché essendo insomma che impatta i maggiori, naturalmente la struttura è la più grande e quindi anche come lavoratori è quella che è più interessata. Lo sguardo al futuro rimane ottimista in una visione in cui lavoro e salute non si contrappongono. Questo stabilimento va decarbonizzato, la siderurgia è importante, l'acciaio è importante, si può nel giro di 10 anni decarbonizzare questo stabilimento e quindi far coesistere lavoro e salute. E come dicevamo, gli autotrasportatori sono tornati a protestare davanti ai cancelli dello stabilimento tarantino. Ci sono ancora crediti per milioni di euro vantati nei confronti dell'azienda. Sentiamo. No all'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva per l'indotto, decreterebbe la morte di settore. Tornano davanti ai cancelli del siderurgico gli autotrasportatori. Svegliatevi, altrimenti vi facciamo svegliare noi. Penso che basti e penso che la dignità degli uomini la state buttando nella fogna. A scatenare rabbia e preoccupazione l'ultimo decreto in Consiglio dei Ministri che garantirà la continuità produttiva. Le imprese dell'appalto avanzano milioni e sono al collasso. I lavoratori chiedono una clausola di salvaguardia di quei crediti. L'amministrazione straordinaria, non è possibile in una città come Taranto che ha tanti problemi avere in 10 anni 2 amministrazioni straordinarie e quindi perdere nel 2015 con la legge di Marzano 150 milioni e perdere oggi 120 milioni solo delle aziende di AIGI, che è l'80% dell'indotto, significherebbe il default finanziario di questo territorio. Tenendo conto che non sono solo i 120 milioni, l'amministrazione straordinaria ci porterebbe a non pagare più i fornitori. Quindi questa è una ricaduta su tutto il territorio, non solo esclusivamente per l'indotto. Sicuramente ci attendiamo rassicurazioni, ma attendiamo anche di essere convocati, perché quello che la nostra preoccupazione è che con un'amministrazione straordinaria, un commissariamento, si ripete la situazione del 2015. Nel comunicato diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si parla di norme già esistenti e già vigenti, quindi si confermano quelle norme. Questo ci preoccupa perché quelle norme, ricordo che nel 2015 hanno fatto perdere 150 milioni alla provincia di Taranto, alle aziende dell'indotto, non solo dell'autotrasporto ma anche dell'indotto della provincia di Taranto. Domani il ministro Adolfo Urso sarà in Basilicata per una serie di incontri con il territorio. Nell'occasione saranno avanzate anche delle richieste per l'area industriale di Melfi e per lo stabilimento Stellantis.
Al ministro del Made in Italy Adolfo Urso rinnoveremo la richiesta di istituire il tavolo permanente Stellantis e indotto area industriale di Melfi. Lo ha ribadito il segretario della UIL Basilicata Vincenzo Tortorelli, che ha spiegato come l'obiettivo sia concordare il cronoprogramma e stabilire chi deve fare cosa per salvaguardare l'occupazione e le attività produttive. Purtroppo la situazione nell'indotto automotive, in particolar modo nella logistica, nel 2024 è partita, come abbiamo già detto, da settimane nel modo sbagliato. Noi abbiamo subito contestato il metodo, non si può affrontare una vertenza o tante vertenze o una programmazione sulla transizione energetica facendo pagare ai lavoratori il prezzo più alto, perdendo i posti di lavoro e lasciando una regione nel disastro più totale. Per questo abbiamo subito chiesto l'istituzione di un tavolo permanente presso il MIMIT con il ministro Urso e poi attivare anche in Basilicata un tavolo di confronto con la regione Basilicata, perché molti strumenti devono essere da un lato costruiti a livello nazionale ma anche a livello regionale, bisogna dare conseguenzialità ad alcuni aspetti. La stipula da parte del ministro dell'accordo di programma, dunque finalizzato alla riconversione e riqualificazione dell'area di crisi industriale complessa di Melfi, rappresenta un primo passo per governare la riconversione verso l'elettrico dei processi produttivi. Con l'operatività dell'accordo di programma va garantita all'area di San Nicola di Melfi continuità di attività industriale e occupazionale. Passiamo ora alla politica, mentre in corso il Consiglio Comunale monotematico a Taranto sui giochi del Mediterraneo del 2026 si acuisce la crisi politica in seno al Comune. Il sindaco Rinaldo Melucci, in seguito alla sua decisione di allargare la maggioranza Italia Viva, non è più sostenuto dai partiti di centrosinistra che facevano originariamente parte della coalizione. I due consiglieri comunali del Partito Democratico, Lucio Lonoce e Vincenzo Di Gregorio, hanno deciso di sottoscrivere la mozione di sfiducia contro il sindaco, aderendo, così come fatto nei giorni scorsi dal consigliere Antonio Lenti di Europa Verde, alla richiesta dei consiglieri civici Massimo Battista e Luigi Abate del centrodestra. Sarebbero state raccolte finora 12 firme, ne mancherebbe ancora una affinché la mozione possa essere discussa in aula. Altri consiglieri, stando a quello che si è appreso, avrebbero chiesto di modificare parzialmente il testo per aderire. Lonoce e Di Gregorio si appellano al buonsenso di tutti i consiglieri comunali che hanno davvero a cuore il bene della città, scritto chiedendo loro di unirsi alla sottoscrizione. E c'è ora una notizia di cronaca. Siamo in Basilicata. 8 persone di età compresa tra i 22 e i 42 anni sono agli arresti domiciliari con l'accusa di aver partecipato a una rissa cominciata intorno alle 5 del mattino davanti a un bar. È accaduto a Potenza. La zuffa tra i due gruppi è stata causata da un apprezzamento rivolto a una ragazza. La rissa è venuta alla presenza dei carabinieri, che erano già davanti al locale per controlli legati a numerosi schiamazzi e disordini segnalati nei giorni precedenti. È stato quindi necessario l'intervento di altre pattuglie. E cambiamo ora argomento. C'è una storia a lieto fine. Ha una crisi epilettica mentre si trova a scuola, ma le insegnanti intervengono e la salvano, guidate dal 118. Sentiamo. Ha detto di avere mal di pancia e poco dopo si è accasciata colpita da una crisi epilettica mentre si trovava a scuola. Grazie al sangue freddo delle insegnanti e alla prontezza degli operatori del 118, una bambina di 6 anni è riuscita a salvarsi. È accaduto a Biccari, piccolo comune del Foggiano. Le insegnanti, in attesa dell'elisoccorso con il rianimatore a bordo, hanno eseguito le manovre di primo soccorso guidate telefonicamente dai medici del 118. La bambina, dopo un ricovero all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, è fuori pericolo. Sono stati momenti concitati, difficili, ma abbiamo cercato di mantenere la calma, ha dichiarato una delle maestre, Anna Rita Tetta. Sappiamo oggi la sanità a livello nazionale, diciamo, langue di carenza di medici e figure professionali sanitarie, per cui avere sul campo del personale anche laico che è addestrato almeno a primo soccorso, con ausilio a dare monto da parte degli operatori di centrale operativa, ha fatto la differenza e ha fatto in modo che una bambina di 6 anni, una crisi epilettica così grave, generalizzata, se non avesse naturalmente l'insegnante eseguito le manovre iniziali di primo soccorso, sicuramente, diciamo, i risultati sarebbero stati molto molto peggio. Ora le condizioni della bambina come sono? Le condizioni sono buone, la bambina non ha riportato nessun tipo di
diciamo, effetti negativi, quale può essere una sofferenza cerebrale, tant'è vero che la bambina durante la crisi ha avuto un arresto, diciamo un breve arresto cardiaco, subito ripreso dagli insegnanti con la manovra di massaggio cardiaco. Si allungano i tempi per lo smantellamento del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano e per la riqualificazione dell'area dell'ex pista. Intanto è tornato a riunirsi in prefettura a Foggia il Consiglio Territoriale sull'immigrazione. Facciamo il punto nel servizio. Nelle immagini, uno dei tanti incendi che mandano in fumo le baracche del ghetto di Borgo Mezzanone sull'ex pista aerea ad una manciata di chilometri da Foggia, presidio per il quale si aspetta da anni l'attuazione del progetto di smantellamento con riqualificazione dell'area, progetto all'ordine del giorno del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, riunitosi nelle scorse ore con un nuovo aggiornamento. Sappiamo anche la voglia degli abitanti che sono lì e che vogliono riscattarsi e emergere, quindi trovare una soluzione. E quindi sarebbe molto molto importante poter portare avanti il discorso del PNRR, poter accelerare i tempi e non perdere questa opportunità che abbiamo, anche perché è un discorso che abbiamo già fatto diverse volte. E quello che mi sento di dire io oggi è che dobbiamo prendere questa opportunità che abbiamo in mano e portare avanti dei risultati che i ragazzi aspettano. Alla riunione online sull'immigrazione hanno partecipato anche i sindaci dei comuni interessati ai progetti per il superamento dei ghetti in Capitanata, territorio che sta comunque facendo passi avanti sull'inclusione. C'è dell'integrazione, c'è dell'inclusione, però c'è quella parte nascosta, quella parte che è dietro di noi, alle nostre spalle, che purtroppo rimane ancora emarginata, e noi quella parte lì li dobbiamo tirar fuori, li dobbiamo far vivere nelle città, nelle nostre case, e li dobbiamo appoggiare. E quindi queste sono le opportunità che abbiamo attraverso questi progetti, attraverso questi finanziamenti. Per il Consiglio Territoriale sull'immigrazione, punti centrali saranno anche l'accelerazione sugli interventi per il trasporto dei migranti e l'attuazione di Get Over. Ci spostiamo ora a Matera, dove si è tenuto il convegno OSCAD intitolato Le vittime dell'odio. I dettagli. Promuovere e diffondere la cultura della non discriminazione è stato questo l'obiettivo del convegno organizzato a Matera alla Cineteatro Guerrieri dall'OSCAD, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, dal titolo Le vittime dell'odio. L'OSCAD, lo strumento operativo di polizia, di Stato e carabinieri, viene istituito nel 2010 al fine di prevenire e contrastare i reati di odio e di matrice discriminatoria, motivati cioè da un pregiudizio che l'autore nutre nei confronti della vittima in ragione del suo genere, della sua origine etnico-razziale, religiosa, linguistica o della sua disabilità. L'osservatorio è riuscito ad aumentare la sensibilizzazione rispetto a questi temi? I numeri sono confortanti? Allora, i numeri dell'osservatorio sono veramente confortanti. Lei pensi che solo per la parte polizia di Stato abbiamo formato 60.000 operatori su questi temi, vuol dire aver fatto ore e ore di lezione nelle scuole, e altrettanto ha fatto l'arma dei carabinieri. Questo significa avere forze di polizia autenticamente democratiche. Che tutti i paesi che vogliono fare un salto di qualità nella democrazia devono interrogarsi sul tema della tutela dei diritti umani. Tra le testimonianze sulla violenza di genere, purtroppo ancora in aumento, Lucia Malaspina, focus del convegno, quello relativo alle disabilità. Sono intervenuti in proposito Emanuele Lambertini, atleta paralimpico delle Fiamme Oro, campione del mondo di scherma, specialità fioretto e spada, ed il tenente colonnello dell'esercito italiano Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valor militare. Ma qual è la situazione in tal senso nel comprensorio materano? Dal mio punto di vista in provincia di Matera, lo dirò anche nel corso del mio intervento, vedo una realtà sana, una terra che ha un tessuto sano. E quindi dal mio punto di vista non ci sono grandi problemi, ma non tutti i contesti sono uguali, non bisogna abbassare l'attenzione. Esaminando un po' i dati relativi allo scorso anno, registriamo, come in tutta Italia, un lieve incremento dei casi, anche in funzione della maggiore attenzione mediatica, delle modifiche legislative. Fortunatamente non abbiamo registrato casi di femminicidio, ma questo tuttavia ci induce a tenere sempre alte
le antenne. Sono stati inaugurati a Potenza 33 nuovi autobus di Ferrovia Appulo Lucane, un investimento che mira alla sostenibilità ecologica e al miglioramento dei servizi. Più confortevoli, più sicuri, più accessibili, più rispettosi dell'ambiente. E questa è la descrizione dei nuovi 33 autobus FAL che sono stati inaugurati a Potenza e che andranno ad implementare la flotta per il trasporto su gomma in Basilicata. I mezzi sono destinati a completare il processo di rinnovamento della flotta lucana, che oggi consta di 72 autobus, tutti Euro 5 ed Euro 6. Una immissione in servizio grazie alla quale l'età media dei bus scenderà dagli attuali 17 a 6 anni, adeguando così alla media europea e restando ben al di sotto della media italiana, che è di circa 10 anni. Alla manifestazione che si è svolta nel terminal di Gallitello sono intervenuti il presidente di FAL Rosario Almiento, il direttore generale Matteo Colamussi, il presidente della regione Basilicata Vito Bardi e l'assessore regionale ai trasporti Gerardina Sileo, oltre a diversi ospiti tra istituzioni, mondo sindacale e addetti ai lavori. Certo, è una giornata importante, fra l'altro vengono inaugurati 33 pullman che hanno visto un investimento di quasi 8 milioni. E ritengo che sia importante perché va a migliorare non solo il trasporto pubblico, tuteleranno soprattutto quelle che è la situazione ambientale. C'è grande sinergia, ormai è conclamato, con Regione Basilicata. Anche oggi è un momento importante per la nostra azienda e per tutto il territorio, perché l'inaugurazione di 33 pullman nuovi vuol dire non solo comfort ma soprattutto sicurezza nel mondo dei trasporti. Oggi FAL, con l'emissione dei 33 autobus nuovi, intanto abbatte ogni forma di barriera architettonica, rende i mezzi accessibili, ma dal punto di vista ambientale diamo un contributo importante. C'è un abbattimento di emissioni in misura almeno del 40%. Un ulteriore investimento importante verso il trasporto ecosostenibile, verso la sostituzione ovviamente dei bus più antichi, verso un maggiore comfort rispetto ai cittadini. A oltre una settimana dall'inizio dei saldi in Puglia, i commercianti baresi si lamentano per le poche vendite. Tra le possibili cause, il meteo e la fine delle festività. Una partenza lenta degli acquisti che a oltre una settimana stenta ancora a decollare. E quanto denuncia Confesercenti Bari, la data di avvio dei saldi, il 5 gennaio scorso, era stata messa in discussione già negli scorsi mesi dall'associazione di categoria. Le vendite infatti non stanno andando bene, complice probabilmente il meteo e le temperature più rigide, come confermato dai commercianti baresi. La partenza è stata un po' lenta, però con la pioggia ovviamente si è rallentata molto. Però adesso c'è una piccola ripresa. Meno esplosivi magari di altri saldi, il meteo non ci ha aiutato, la Befana di sabato non ci ha aiutato, perché quando avviene in settimana come l'anno scorso c'è un doppio festivo. Poi il resto regolare, il pomeriggio sta piovendo sempre, quindi magari la mattina si fa qualcosa di più, il pomeriggio qualcosa di meno. Quando non piove abbiamo un riscontro positivo. Quindi il meteo sta influenzando tantissimo. Per la mia attività sì. Non sono andati bene assolutamente. Il primo giorno sì, si è lavorato, perché era di venerdì, la giornata era ottima, bel tempo. Poi sabato e domenica, che sarebbero stati i giorni più importanti, il tempo non è stato clemente e abbiamo perso tantissimo. Si parla di posticipare i saldi o comunque di scegliere un altro periodo. Secondo lei quale dovrebbe essere il periodo migliore? Il periodo migliore dovremmo scegliere prima noi commercianti. Dovrebbero chiedere a noi tutti, fare un forum e chiedere a ogni commerciante quando è giusto farli partire. I saldi sono assolutamente ridicoli a gennaio, ma secondo me ancora più ridicoli a luglio. Quale sarebbe il periodo ideale? Abbiamo avuto un paio di volte ad agosto, e quando ad agosto, l'ideale sarebbe a settembre, vendi ai saldi, vendi la rimanenza. E c'è un aggiornamento in merito alla notizia di natura politica legata al comune di Taranto, poiché è stata depositata all'ufficio protocollo del comune la mozione di sfiducia contro il sindaco Rinaldo Melucci dopo il raggiungimento della 13ª firma necessaria per poter discuterne in consiglio comunale. E andiamo avanti, torniamo nella città di Bari, lavori in corso in via Calefati, dove da ieri
ieri non è più consentita la sosta nel primo isolato. Il tratto di strada è stato infatti sgomberato, interessato dal divieto di sosta e di fermata attraverso strisce e nuovi assetti della segnaletica stradale in corrispondenza del Consolato di Israele, per cui è stato stabilito il presidio fisso da parte del Comune per questioni di sicurezza e di ordine pubblico. Una decisione sulla quale interviene il coordinamento cittadino del partito Forza Italia a Bari, che chiede a nome anche dei residenti e dei commercianti della zona quali siano i gravi ed eccezionali motivi per i quali l'isolato è stato, scrivono, blindato. Cambiamo ora argomento. Entra in orbita il primo satellite elettrico costruito a Mola di Bari. Il veicolo spaziale è decollato dalla California lo scorso dicembre. Vediamo. Il primo satellite completamente elettrico e al 100% made in Italy, realizzato per l'Agenzia Spaziale Europea nella fabbrica di Sita e la Mola di Bari, continua con successo la sua missione nello spazio dopo il lancio con SpaceX lo scorso 1 dicembre. E quanto confermato in una nota di Sita, la più grande azienda spaziale italiana, capitale interamente privato. Micro ETSAT, satellite del peso di 75 kg, è stato reso possibile anche da una rete di aziende italiane che hanno fornito alcuni elementi del satellite e dalla collaborazione con il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali per una parte della qualifica spaziale. Grazie a un motore al plasma, Micro ETSAT è un vero ascensore spaziale che permette a consumi ridotti manovre impensabili fino ad ora per i piccoli satelliti, evitando rischi di collisione e mitigando il problema dei detriti orbitali. La missione, ha spiegato Marco Molina, direttore della produzione di Sita, è stata resa possibile dall'investimento dell'Agenzia Spaziale Italiana attraverso un contratto con l'ESA. La Regione Puglia, attraverso misure specifiche di supporto alle imprese innovative come la nostra nel corso degli anni, ci ha permesso di realizzare alcuni prototipi dei sottosistemi del satellite e parte della fabbrica, dove Micro ETSAT ha preso vita. Espanderemo la fabbrica nel 2024 con un investimento di Sita e dell'ASI. Nei giorni scorsi è stata sottoscritta una nuova intesa tra Acquedotto Pugliese e Legambiente per la promozione delle buone pratiche legate all'economia circolare. Informare per proteggere il pianeta, questo l'obiettivo della nuova intesa sottoscritta da Legambiente e Acquedotto Pugliese per la sostenibilità ambientale e la tutela delle risorse idriche. Una collaborazione che si rinnova per il secondo anno consecutivo. Nel corso dei prossimi mesi si terranno eventi di formazione e sensibilizzazione rivolti alle istituzioni, ma anche e soprattutto ai cittadini e alle nuove generazioni. La gestione del sistema idrico integrato si intreccia in questo modo con i principi dell'economia circolare, tra le priorità del piano strategico di Acquedotto Pugliese. Il lavoro tra Acquedotto Pugliese e Legambiente continua ed è un lavoro particolarmente importante perché sono due reti territoriali che si infittiscono ulteriormente in una serie di attività sul tema del ciclo delle acque, dell'economia circolare, della produzione di energia da fonte rinnovabile. Tutti i temi al centro dell'attenzione mondiale. Costruiremo un percorso coinvolgendo non solo le giovani generazioni, ma comitati scientifici. Saremo presenti in tutta la Puglia, incontri, convegni, quant'altro, tutto perché insieme a Legambiente vogliamo far sì che Acquedotto Pugliese diventi sempre più protagonista di questa rivoluzione culturale verde che ci stiamo sforzando di portare avanti insieme. Continuiamo a lavorare perché siamo certi che solo attraverso un'azione congiunta di formazione, informazione ed anche di attività di piazza che ci vedono protagonisti riusciremo insieme a dare il nostro piccolo contributo. Cambiamo ora argomento. Ad Aliano l'apertura del carnevale storico con la sfilata dei campanacci. Vediamo. Pronti? Via. Sotto le stelle di un paese ancora vestito a festa con le luminarie natalizie risuonano i campanacci che danno il benvenuto ad un'altra importante tradizione, quella del carnevale. Così Aliano ha voluto salutare l'inizio ufficiale delle manifestazioni carnevalesche e lo ha fatto con un momento di convivialità e di allegria per le vie del paese. Oggi definitivamente parte, cioè apriamo il carnevale storico di Aliano. Lo facciamo in questo modo, come potete vedere, con i campanacci. Ci saranno le sfilate, si terranno le sfilate qui nei prossimi giorni di febbraio, si terranno
da programma ancora non sappiamo niente, se ci sarà qualche viaggio fuori. Questa è una tradizione che portiamo avanti già da un bel po' di anni. Io la porto avanti, ereditata dal mio bisnonno, negli anni di Carlo Levi ancora, e portiamo avanti, siamo io, mio fratello e altri ragazzi. Ci sono delle nuove leve che stanno crescendo. Il Carnevale di Aliano è un punto di riferimento per tutta la Basilicata. È un carnevale storico, facciamo parte ancora della rete dei carnevali, dei 7 carnevali della Basilicata. In più ci sono state uscite che abbiamo fatto in passato, siamo andati a Venezia, siamo andati a Torino, a Roma, a Firenze, l'anno scorso siamo andati al Carnevale europeo ad Isernia, quest'anno ancora è tutto incerto perché ancora è un pochettino presto per dire se andiamo in viaggio oppure no. È stato presentato a Montescaglioso il programma della 65esima edizione del Carnevale Montese. 6 le date previste a partire dal 28 gennaio con eventi per tutte le età tra divertimento e tradizione. È uno dei 50 carnevali storici d'Italia, amatissimo in Basilicata, apprezzato ormai in tutto il sud e non solo. Il Carnevale di Montescaglioso è pronto a ripartire. Una 65esima edizione che si preannuncia ricca di sorprese e novità, così come annunciato nella conferenza stampa di presentazione tenutasi nell'Abbazia Benedettina di San Michele Arcangelo. 6 le giornate in programma, con numerosi appuntamenti sia di mattina che di sera. Si comincia domenica 28 gennaio, per poi continuare il 3, il 4, l'11, il 12 e il 13 febbraio. Sfilate dei carri allegorici realizzati da cartapestai montesi, spettacoli, concerti, attrazioni per bambini e tanto altro, fino al tradizionale carnevalone e il DJ set di Christian Marchi nella giornata del martedì grasso. Le novità dopo il grande successo che abbiamo avuto con le sfilate di mattina dell'anno scorso, quest'anno lo replichiamo, quindi saranno 2 gli appuntamenti che andranno dalla mattina fino alla sera, domenica 4 e domenica 11 febbraio, e altra novità la sfilata serale, la prima sfilata serale che avviene di sabato, in modo da coinvolgere quanti più giovani possibili, perché la domenica comunque è un giorno di riposo. Qual è il suo auspicio per questa edizione e per la comunità di Montescaglioso? L'auspicio è sempre lo stesso, migliorare questa bellissima iniziativa che fa parte della storia e della cultura della nostra città e farla diventare sempre più importante affinché sia effettivamente anche un volano di sviluppo per il territorio. Si diceva prima durante la conferenza stampa che il carnevale deve diventare anche un attrattore per consentire ai nostri prodotti di avere un mercato che sia sempre più ampio grazie proprio alla visibilità che questo carnevale sta ottenendo in tutta Italia. E in chiusura c'è una notizia legata al mondo dello spettacolo. C'è grande attesa per le 2 date pugliesi del tour buonista di Massimiliano Loizzi. L'attore e regista originario di Trani sarà all'Anchecinema di Bari venerdì 19 gennaio e poi al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti sabato 20 gennaio. Nell'ambito della rassegna Stand Up and Comici, frutto della collaborazione tra i 2 teatri pugliesi, il tour buonista e la confessione di un uomo disperato, la storia di un uomo di sinistra in Italia, è quindi una tragedia, una comedy show, ma soprattutto uno spettacolo di propaganda e di satira. Questa era l'ultima notizia, noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'attenzione.